Gentlemen in Salchi, Camin Crystal, Simone Macegoni, Faraday, Marco Minotto, Global Free, Federico Cortesi, Fanta Walker, Roberto Matarazzo, Darwin B, Enrico Colombino, De Petris, Massimo Rodolfo in seconda, Garnet, Nicola Del Rosso, Evo Rolmo, Giampaolo De Caro, Exotus Trio, Michele Canali, Granit Louvre P, Lorenzo Alessi, Classic Rest, Stefano Baldi, Fax di Grana, Carmelo Recupero, Ghibli D'Asolo in terza fila, Paolo Bellucci, Epcot Baby, Simone Ammannato, i Cluny Noem, Leonardo Faraoni, Bravo Lagrad, Monica Gradi, Caballero, Samuele Querci, Somerset County con Stefano Mutti, rimane lontano, Cluny Noem sbaglia, Caballero sbaglia anche, Granit Louvre OP in vantaggio, Global Free mentre sbaglia, Gamin Crystal, c'è un po' di caos lungo l'arco della prima curva all'attacco, Darwin B di Global Free, poi Fanta Walker si sistema in terza posizione allo steccato e c'è un bel caos a centro gruppo con diversi cavalli in rottura. Intanto c'è un 15 di prima frazione, Darwin B transita al paletto dei primi 400 metri in 31, i cavalli vanno ora ad affrontare la seconda curva, si è dovuta fermare Somerset County. Si va al completamento dei primi 600, intanto si fa avanti il la favorita Fax di Grana, 645,5 con Fax di Grana che aggira Global Free che poi sbaglia e si sistema in seconda posizione. Passaggio di fronte alle tribune con Darwin al comando, Fax di rincalzo, poi Fanta Walker su Evo Rolmo, all'esterno Exodus Trio, ancora Farader con al largo Epcot Baby, quindi Garnet e Ghibli D'Asolo, Classic Rex, Grevola Grad, al largo c'è Caballero. Va verso il completamento del primo chilometro, il ritmo è sempre piuttosto allegro, i mille iniziali se ne vanno sul piede dell'1.17, in bocca della retta opposta alle tribune, con al comando sempre Darwin B davanti a Fax di Grana. Manca mezzo giro alla conclusione, retta opposta in 14.6 con Darwin al comando, con Enrico Colombino all'esterno, sposta Fax di Grana, guadagna una posizione lungo la corda, così Fanta Walker, poi Epcot Baby, siamo all'ingresso della retta di arrivo con Darwin al comando, Fax di Grana che prova l'aggancio, 15-1 la curva finale, retta di arrivo, Darwin in vantaggio, poi Fax, Fanta, Epcot, ancora Farader, vince facile, facile, facile Darwin su Fanta Walker, Fax di Grana, Epcot Baby e Farader, e tra poco tradurremo il tutto in numeri. 1.15.8 la media al chilometro, certamente ha influito sullo svolgimento anche il caos che è successo dopo 250 metri, ma questo non toglie niente ai meriti di un Darwin B presentato in condizioni eccezionali da Walter Lagorio, che ha dominato da un capo all'altro una corsa senza storia, per lui almeno, mentre le vie brevi hanno aiutato Fanta Walker a rimontare all'interno Fax di Grana, poi salvatasi per il quarto posto da Epcot Baby, il quinto per Farader. Intanto è già sceso dal salchi Enrico Colombino per togliere il freno a Darwin B, segno che è un gentleman che ha però anche mestiere, e tra poco tornerà qui per la giusta premiazione Darwin B, che era tra l'altro in pista completamente sferrato. 5 Darwin B al primo posto. Intanto eccole le immagini relative alla retta di arrivo, Darwin B che porta a casa un nettissimo successo, 5 al primo posto, Fanta Walker di dentro rimonta per il secondo, Fax di Grana, quindi 4 al secondo posto, poi Fax conserva ancora la terza moneta.